Dalla torsione di un corpo appena abbozzato, dal segno a volte frenetico della matita, dalle intenzioni e dai pentimenti registrati su carta, è possibile scorgere l'alba di un capolavoro. La mostra ai Musei Capitolini, Michelangelo incontrare un artista universale, organizzata in occasione del 450° anniversario della morte del genio toscano, fino al 14 settembre consegna al pubblico preziose chiavi d'accesso per accostarsi in modo inedito alla vita e all'opera del Buonarroti, dando ampio spazio alla genesi delle sue creazioni, all'idea. Schizzi, modelli in cera e disegni preparatori come quello per il volto della Madonna del Tondodoni o per quello della Sibilla Cumana per la volta della Cappella Sistina si alternano ad opere vere e proprie, come questo crocifisso ligneo realizzato da Michelangelo nel 1493 per il priore della Chiesa di Santo Spirito, che concesse all'artista di studiare l'anatomia muscolare sui corpi dei defunti presso l'ospedale del convento. Immancabili i marmi cui la mostra dedica la sala degli Orazzi e Curiazzi. Ad accogliere il visitatore è il Cristo Risorto di Bassano Romano, un'opera che tormentò Michelangelo, come ci racconta Claudio Parisi Presicce, sovrintendente capitolino ai beni culturali. Il Cristo Redentore, il Cristo Portacroce, è una scoperta recente che, mettendo insieme le fonti letterarie e la conoscenza di opere riferibili al grande maestro, ha potuto accertare che si tratta di un'opera che lui abbandonò. Era Michelangelo un artista particolarmente attento alla scelta dei blocchi di marmo. Andava nelle cave di Luni, nelle cave di Carrara, per intere settimane per scegliere esattamente il blocco dove lui intravedeva l'opera che aveva intenzione di realizzare. Certamente il Cristo che è conservato nel monastero di Bassano Romano è l'opera che Michelangelo iniziò a lavorare, ma che fu abbandonata con ogni probabilità per l'insorgere di una lesione all'altezza del volto, e questa è la motivazione per cui probabilmente non la finì. Fu finita da un altro grande artista, probabilmente Bernini, come sostiene un grande studioso del nostro tempo, Frommel. Tra il bruto capitolino ed il busto di Caracalla dei Musei Vaticani sta il bruto di Michelangelo, scolpito per celebrare l'uccisione di Alessandro de' Medici per mano di Lorenzaccio. La mostra conta più di 150 opere, di cui 68 del Buonarroti, per conoscere i talenti ed il temperamento dell'artista fin dalle sue prime creazioni. Ecco il suo genio, appena quindicenne, esprimersi per Lorenzo il Magnifico nel bassorilievo della Madonna della Scala. L'architettura religiosa, civile e militare attraversa gran parte del percorso espositivo. Nella sesta sala, che accoglie il modello ligneo progettato dall'artista per la facciata di San Lorenzo a Firenze, si può ammirare quello su carta per la singolare libreria segreta della Biblioteca Laurenziana. E sono proprio i capolavori architettonici compiuti a Roma dall'artista che i Musei Capitolini scelgono per offrire l'opportunità anche alle persone non vedenti e ipovedenti di riconoscere la potenza del suo genio. Abbiamo cercato di ottenere la possibilità che anche le persone non vedenti abbiano una percezione della grandezza dell'invenzione architettonica del grande maestro, non solo naturalmente la piazza del Campidoglio con i suoi palazzi che ovviamente Michelangelo non vide realizzati se non nelle primissime operazioni architettoniche, la scalinata della facciata del Palazzo Senatorio, le prime campate del Palazzo dei Conservatori, ma certamente la realizzazione dipende dalla sua invenzione, quindi la possibilità attraverso i modelli tattili di percepire la grandezza delle forme geometriche della sua invenzione architettonica.